Radio Più presenta Le parole della misericordia, un momento di meditazione in occasione dell'Anno Santo, a cura di Andrea Lonardo. Accoglienza. La parola accoglienza ci mette nell'atteggiamento di chi sa che c'è qualcosa che non viene da lui. C'è la vita che bussa alla porta e alla vita bisogna dire sì, come quando si accoglie un bambino. Non lo si fabbrica, lo si accoglie e si dice sì, io accetto che nasca, accetto che prenda forma nel mio corpo. Ecco, l'accoglienza è misericordia proprio perché questo sì alla vita e questo dire sì alla vita che bussa, che si presenta, e io faccio uno spazio, apro la mia vita con misericordia, con attenzione al gusto, alla bellezza della vita che fiorisce. Nella scrittura e nell'esperienza della Chiesa la parola accoglienza richiama tantissime realtà. Innanzitutto l'accoglienza dell'ospite, l'accoglienza dello straniero. Si può pensare al gesto con cui Abramo e Sara accolgono i tre angeli senza capire ancora che è Dio stesso che sta bussando alla porta, ma è l'ospite che nel caldo dell'Oriente si presenta e bussa. La lettera agli Ebrei arriverà a dire: coltivate l'ospitalità, perché alcuni senza saperlo hanno accolto degli angeli, perché la visita dell'ospite è una visita che porta vita dentro la nostra vita. E la Chiesa, riflettendo su questo mistero, è arrivata a capire che nella vita di Abramo e Sara, attraverso l'ospite, è arrivata la stessa Trinità, se noi pensiamo alla famosa icona di Rubliov. Così è dello straniero. Lo straniero che viene accolto con misericordia e viene accolto perché è uomo. Israele continuamente si sente ripetere da Dio: accogliete perché voi siete stati stranieri, perché voi siete stati accolti, perché anche nel dramma dell'Egitto, prima dell'Esodo, in realtà ci sono state delle partorienti egiziane, c'è stata la principessa del Faraone che hanno accolto, che hanno salvato la vita, e chi salva una vita salva il mondo intero. C'è poi l'accoglienza della madre, l'accoglienza della donna. L'uomo al maschile spesso ha difficoltà di dire grazie alla propria madre, a volte glielo dice dopo che la madre è già morta, quando diventa padre a sua volta, ma è realmente profondo rendersi conto che si è stati accolti, che si poteva non nascere. La donna fa spazio addirittura nel suo corpo, la donna dice sì alla vita e si lascia mutare totalmente perché un bambino nasca, accoglie la vita. Ed è il sì di Maria. Maria accoglie un bambino, ma accoglie Dio stesso nel suo grembo, perché in realtà Dio stesso deve essere accolto. Dio bussa alla porta e chiede di poter entrare, e Dio chiede di essere amato. L'apice della misericordia umana, l'apice dell'amore, è capire che Dio stesso vuole essere amato. Dio ci ha amato e vuole non una risposta fredda, ma vuole proprio la risposta dell'amore. La risposta dell'amore rende perfetto l'uomo, per quanto l'uomo può essere perfetto, perché lo riempie di questa apertura all'amore stesso di Dio che viene nel mistero della sua vita.